In onore del signor Prozio, non si vedrà niente in questo video e si sentirà anche peggio. Iniziamo dall'inizio, ovvero dalle edizioni speciali, perché mi piace sempre metterle all'inizio, appunto perché sono speciali. Resident Evil 4, macchiata di sangue, lo toccate ai 10. Resident Evil 4 ha fatto la storia dei videogiochi. Vale, Silent Hill 2, come potete vedere, si apre. Ti fa cagare in mano, ti mette l'ansia. E secondo me funziona me e secondo me funziona meglio che un jumpscare. Alone in the Dark. Perché tu vai in questo pozzo, arriva questa anguilla tutta e muori. Batman Begins è il gioco di Batman Begins. Sto gioco, tutto il mondo si chiama Bully, perché ci sono i bully. Qui si chiama Canis Canem Edit. Sei tipo Agario, no? Però quei cani. È nella rubrica di giochi che non so il perché ce li ho, Colin McRae Rally 2005. Bubble. Cos'è? Ah, ma era Accademia, c'è tutto. Ma che cazzo sono? Chi l'ha acceso Netflix? Basta! Quindi. Non sono un grande fan di Kingdom Hearts, ma è bello. Chi è PK? Un coglione! Fatto dalla Ubisoft, che fanno chi è PK prima di fare Beyond Good and Evil 2. E un'altra roba della rubrica di prima di giochi che non so perché ce li ho. Disney, Winnie the Pooh, le pance brontolanti. Ubisoft ha fatto tutto. Tranne Beyond Good and Evil 2. Oh. Dragon Quest 8. 8. Ecco, Budokai Tenkaichi 3. Mamma mia, anche questo il preferito di tutti. Della serie Tenkaichi, ovviamente, è il migliore perché i Tenkaichi che fanno, vanno avanti. Infinite World, puoi investire i cileni celiaci, Falling Stars, chi si ricorderà i tempi di Sisa Soba, che schifo. Ragazzi, io che cazzo fai? Pistola, vieni qua che ti devo menare con le mie palle dentro di me. E da quell'aborto siamo passati a Final Fantasy X. Quando vedo alcuni video c'è gente che dice, ah, mi è piaciuto Final Fantasy X. Cazzo è Final Fantasy X? Siamo in Italia, i numeri romani dovremmo saperli noi. Prima di chiunque altro. Adesso mettiamo i numeri arabi adesso. Alla bala, alla he, alla he. Final Fantasy Ha 2. Yuna, però con le pistole. Yuna che faceva le magie, faceva le evocazioni. Adesso c'ha The Glocks. Madonna, Final Fantasy Do sì. Final Fantasy 12. Per me ha la copertina più bella del mondo. Cioè, sto qui con due spade, tutto duro. Non vedi gente dire questo è Final Fantasy XI? Questo è Final Fantasy 12. A convenienza adesso. Godzilla Save the Earth. Quando avevo questo gioco non ero un fan di Godzilla, ma lui era un fan di me. È bellissima la copertina perché c'è Godzilla alto 60 km. Quando Space Godzilla non è mai così. Cioè, in realtà sì, Space Godzilla. Che cazzo fai Godzilla? Che cazzo sta saltando? Sta saltando in aria come Mohamed. Ed ecco un altro classico, Vice City. Mamma mia, cose che posso dire su Vice City. GTA San Andreas ci ho giocato 100.000 volte di più e soprattutto guardatevi i gameplay di Zanelli e Giochi Belli che non ci sono più ma sono sempre dentro di me. Half-Life! Adesso ho giocato sia quello per PC sia questo. Questo qui è scivoloso come la Madonna. È Hunting Grounds. Se sei americano e tu dici Madonna questo testa di pazzo ha Hunting Grounds vuol dire che è ricco. Eh no, perché in America questo costa tipo 120 dollari. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà. Ti devi nascondere perché questa qui non ha le mani. Ce le ha, ma non le usa. E poi si fa aiutare dal cane, che è l'unico che fa qualcosa in questo gioco, perché lui le mani ce le ha, non le zampe. Perché lui è nato con le zampe posteriori e con le mani al posto delle zampe anteriori. Un altro gioco che non so perché ce l'ho, Meshed. Fully Loaded. Eccolo, un altro gioco che probabilmente ho solo io. Mack & Shaw Demon Blade. Dalla Atlus. Quelli che hanno fatto Jack Bros per Virtual Boy. Quando sconfiggi un boss, tu non è che lo sconfiggi e basta. Tu assumi le proprietà del boss, praticamente diventi il boss stesso. È la rappresentazione grafica letterale di. Tu, quando combatti contro il boss, vedi il boss fortissimo della Madonna, poi quando lo sblocchi è una merda. Ma che inscia. E adesso passiamo al pezzo forte.
Metal Gear Solid 2 Substance, gioco che con Document of Metal Gear Solid 2 gli ho fatti vedere al contrario, ma tanto voi non lo sapete. E nessuno vuole usare Raiden. Però I'm the boss. il Metal Gear Solid 2 stesso, che è tutto un casino che non vi dico, anche perché non ve lo posso spiegare, perché nessuno può spiegare Metal Gear Solid 2. Tu vai da Kojima, gli chiedi: oh, mi stavo drogando. Metal Gear Solid 3 Snake Eater, forse il mio preferito. Lui non è Solid Snake, lui è Naked Snake. E io non lo sapevo. E ho giocato il gioco, dicevo: guarda, questo è ambientato nel 2009, questo è ambientato nel 64, c'è qualcosa che non va. È un capolavoro, dovreste giocarci. Non partite da questo, sebbene sia un prequel ambientato 50 anni prima. Io vi consiglio sempre di partire o da Metal Gear Solid. Ogni Musha 2 l'ho preso, come potete vedere, al mercatino dell'usato. E niente, non so che cazzo di problemi ha sto gioco, perché io sono andato lì, ho sconfitto il primo boss, ho salvato, e ho detto: no, basta, non puoi più salvare. E ho detto: vaffanculo. Perché è praticamente Resident Evil. Al posto degli zombie ci sono i samurai. È una tamarrata assurda. Chi è che rompe il cazzo? Un altro grandissimo gioco. Forse addirittura il miglior Resident Evil originale mai fatto. Resident Evil con Veronica X. Con la demo di Devil May Cry. E quindi è un pezzo di storia perché ha due capolavori in uno. Però è la demo di Devil May Cry, quindi non è letteralmente un capolavoro, è tipo 10% di capolavoro. Quindi in totale in questa confezione c'è una sorta di 110% di capolavoro Resident Evil con Veronica X. Letteralmente questo è il vero Resident Evil 4, anche perché è importante per la storia. Che cazzo. Oh, Resident Evil Outbreak è il gioco, non il gioco di Resident Evil, ma il gioco con il potenziale più sprecato in assoluto. Questo gioco è Resident Evil Online. Chi ce l'aveva l'online nel 2003? Gli americani forse? Non solo gli americani, ma gli americani ricchi. E adesso, se solo gli americani ricchi avevano internet nel 2003, che Cristo fai a giocare tu, italiano povero, nel 2003 a Resident Evil Outbreak Online? Ma poi, Riding Spirit! Ah, Madonna, le motociclette, mamma mia. Voi, esperti di wrestling. È Vince McMahon questo? Sono 18 anni che voglio sapere chi Cristo è questo. Pur di saperlo, ho comprato anche un'altra copia. Il periodo in cui tutti guardavano il wrestling su Italia 1 con Giacomo Ciccio Valenti e l'altro Soul Calibur 3. Tekken con le spade, ma completamente diverso. Poi durante i filmati c'erano i quick time event, tipo ti arrivava una ruota addosso e per schivare tu dovevi premere indietro X, ma non è che ti diceva devi prendere indietro X, devi premere indietro e guardia. E adesso tu che cazzo fai a sapere che indietro guardia vuol dire indietro X? Lo sai se guardi i comandi, ma io non lo facevo mai, andavo di cattiveria, come giusto che sia. Boom! Armageddon che va in giro. Usa l'ascia per ammazzare la gente, usa le pistole, usa la guardia di finanza che dice che qui non puoi parcheggiare. A me questo gioco piace. Quando ero piccolo ci giocavo ore e ore, anche se tecnicamente lo puoi finire in 2 ore. Quindi praticamente davi un calcio a una persona e in questo gioco c'era la fisica che la persona cadeva da ogni scalino ed era una figata assurda. The Bouncer, che vuol dire lo spingitore. Potevi usare tre personaggi, che sono questi tre, tranne la signorina, tre in casa la signorina, ovviamente. Il mio preferito era sto pazzo schizofrenico in alto, che era un cattivo pazzo e schizofrenico. Con lui sì, che buttavi giù la gente dalle scale, non come buttavano giù mia nonna dalle scale. E c'erano: sì, Tyranto, tranquillo e sicuro, tanto rimbalza. Non è rimbalzata la nonna. Qui abbiamo The Warriors! The Warriors! Non ci ho mai giocato! Zone of the Enders! Anche Zone of the Enders l'hanno comprato tutti. Perché c'è la demo di Metal Gear Solid 2. Cazzo ne frega di Zone of the Enders, eh? Cheat la gente nel 2001. Perché non è come adesso che tutti sono fan di anime, di robe strane, spastiche, tipo indossare una parrucca e parlare di giochi PlayStation 2 alle 10 di sera. E ha lo stesso problema di Onimusha. Infatti l'ho comprato nello stesso posto, che tu vai, tu sconfiggi il primo boss, basta. Non sono demo, sono giochi veri. Abbiamo due giochi che ho messo da qua da parte perché sono importanti, non è vero, perché ho sbagliato. E a nascere. Qui abbiamo Guilty Gear X. Guilty Gear X.
È uno di quei giochi che fa parte della categoria perché ce l'ho, perché c'è Guilty Gear, poi c'è Guilty Gear X e poi c'è Guilty Gear XX. Se voi cercate Guilty Gear XXX, meglio di no. Dipende cosa riesce. L'ha fatto Samuele, quindi meglio dico lui. Tekken 4, anche lui, il gioco più sottovalutato della serie. E uno dice perché? Perché Tekken 4 esisti? Perché? A me piace. C'è King molto sgaggio, con i capelli lunghi, molto mariachi, poi c'è uno che non vi spoilero che muore dentro un ascensore con la testa schiacciata, poi c'è Heihachi in mutande, cioè, Dead or Alive 2, mamma mia che gioco bello, molto bello questo gioco, perché? Quello che succede in questo gioco è che c'è il bouncing, ma non come in The Bouncer, perché le signorine bouncano. E qui abbiamo Dragon Ball Z Budokai 1, che dopo Dragon Ball Z caca. E il gioco con la storia migliore. C'erano un bel po' di personaggi per essere il primo gioco di Dragon Ball per PlayStation 2. Molto sgaggio. E adesso un altro. Budokai 2. Tutti odiano Budokai 2 per la modalità storia. La modalità storia non è che tu vai e meni la gente. È una sorta di gioco da tavolo. Tu non hai l'obiettivo di menare per forza la gente. Tu hai l'obiettivo di prendere le sfere del Draco in questo determinato luogo della mappa. Della plancia, con Morelli. Budokai. Però arriva Budokai 3 che ci pensa a perfezionare il combattimento di Budokai 2 inventato da Budokai 1, creato in teoria da Final Bout, che anche Final Bout è bello. Per sbloccare Super Saiyan 4 tu devi usare una sfera Genkidama contro Ub, poi prima di andare al torneo Tenkaichi vai in un'altra isola. In questa isola tu incontri Vegeta, mi ricordo. Vegeta ti dice: oh, vai, fai Super Saiyan 4. E tu dici, yes. Ed è così che sblocchi Goku Super Saiyan 4, Gran Turismo 3. Madagascar! Oh, che bello Madagascar! Era così spastico questo gioco. C'erano solo minigiochi, da quel che mi ricordo. Molto spastico. Max Payne! La storia è molto depressa, con questo qui che intorno a lui muore la gente ogni 2 secondi, quindi. Anche perché lui si chiama Max Power. Cristo è questo. Prince of Persia! E va il mio primo gioco per PlayStation 2. Che bello. Madonna, eri lì. Non ho mai visto una roba del genere. Ai tempi era assurdo. Era lui che andava in giro, aveva questa animazione incredibile, una grafica della Madonna. Poi l'ho messo in portoghese e mi ha fatto ridere come non mai. Resident Evil 4, Platinum. Quanti Resident Evil 4 ho? Tutti quelli che fanno, anche per PlayStation 4, per iOS probabilmente, e anche per la macchina del caffè. Spider-Man The Movie! Non era open world come gli altri, era a livelli. Abbastanza aperti come livelli, tranne quelli al chiuso perché erano al chiuso. Rasato! Non lo dico da un po'. Tekken 5! Mamma mia, tutti hanno giocato a Tekken 5 per buoni motivi. Migliore della serie, ovviamente. Combattimenti più soddisfacenti in assoluto. Time Splitters, io ho Future Perfect per Xbox, quindi non ve lo posso far vedere oggi perché ce l'ha mio cugino in garage insieme alla PlayStation 7. Il primo non aveva la storia, eri tu che andavi in giro in varie epoche temporali e spaccavi la faccia alla gente. Tourist Trophy, altre moto, questo gioco non è mio. Ah, guarda, intanto ci sono le patatine di Speedy Gonzales e io ero lì che dicevo: oh, ma che bello, mamma mia, patatine di Speedy Gonzales. E poi mi hanno sparato. Ed ecco il mio gioco finale, il gioco preferito per PlayStation 2, ovvero PES 2011. E ora me ne vado in Africa.